In palio la semifinale tra Benfica e Roma, sicuramente una partita molto molto interessante che già abbiamo vissuto nei gironi ed è stata assolutamente equilibrata. Il primo pallone è del Benfica, fase di studio iniziale nel primo tempo, poi a un certo punto qui è bravissimo Martin Ferreira a fermare Guglielmelli, cede il pallone a Gonzalo Moreira che calcia però alto sopra la traversa. Prima chance per i portoghesi, poi si fa vedere anche la Roma con questa bellissima azione di Mantovani, palla dentro, guardate la presa sicura di Miguel Vieira, il portiere del Benfica, su questa iniziativa da parte del numero 15. Poi ancora Benfica che ci prova con l'anticipo qui da parte di Martin Ferreira, il suo diagonale è vincente e vale l'1-0 al sedicesimo per il Benfica. Gran destro per Martin Ferreira, eccolo qui il numero 2 che calcia incrociando, non ci può arrivare il portiere della Roma De Franceschi. Roma che però reagisce con questa sorta di tiro cross che si stampa sulla traversa, un po' in ritardo sembrava qui il portiere Vieira sul tiro di Campagnano. Finisce il primo tempo 1-0 per il Benfica, inizia il secondo tempo e attenzione perché Moreira scappa in solitaria verso la porta di De Franceschi, calcia così, trova il palo a dirgli di no, salva la Roma dal 2-0, Roma che allora va vicina al pareggio proprio con questo tentativo con il sinistro da parte di Ragone, anzi era Ceccarelli. Poi ancora un tentativo da parte di Gonzalo Moreira che questa volta non calcia bene come prima, anche se prima aveva preso il palo, questa volta finisce a lato il suo tentativo. E allora Roma che ci può provare con Nardozzi, palla dentro, esce per Guglielmelli, ancora scheggiata la traversa sul tiro qui di Guglielmelli che peraltro era stato deviato. Poi ci pensa Gonzalo Oliveira, questa è una punizione bassa e tesa, un po' sorpreso qui De Franceschi, pallone che probabilmente passa sotto i piedi della barriera che salta e viene sorpreso, palo e gol per Gonzalo Oliveira. Poi ci prova ancora Ragone che riesce, servito da Guglielmelli con l'esterno del piede, a evitare l'uscita di Vieira e soprattutto a riaprire la partita. È 2-1 per il Benfica, si litiga anche per il possesso, grande l'assist a parte di Guglielmelli, perfetto il tocco d'esterno da parte di Ragone. Poi però ci pensa ancora Gonzalo Oliveira e questa è ancora più bella di quella precedente, punizione col sinistro a giro sul secondo palo, nulla da fare e Gonzalo Oliveira con la sua doppietta porta sul 3-1 il Benfica, porta di fatto a un passo dalla semifinale la squadra portoghese. Eccolo qui, gran sinistro, questa volta nulla da dire a De Franceschi che poi nel finale però prende anche questo gol da Leandro Martins, non sembra averla toccata Gonzalo Moreira, finisce 4-1 e allora può festeggiare il Benfica che va in semifinale.